Salman vede entrare prepotentemente un'installazione che fa riflettere in maniera forte su cosa significa guardare, vedere e guardare con l'anima. Questo occhio serve a ricordare a tutti noi che non c'è arte se non c'è inclusività, non c'è arte se non c'è uguaglianza, non c'è arte se le persone non si tengono la mano. E la grande installazione della Di Luggo ci riporta sempre in mente questa priorità, prima gli altri e poi le opere. Un'opera emozionante, molto simbolica, molto innovativa e capace di suscitare emozioni, ma anche di mettere al centro dell'interesse delle persone il tema dell'inclusione e della comprensione, un messaggio importantissimo in questo mondo che spesso è così individualista e non riesce a cogliere il senso del prossimo. L'installazione praticamente è molto articolata perché richiede l'uso di materiali tecnologici molto avanzati, tra cui la realtà aumentata. Nel caso di Anna Laura ci troviamo di fronte a un'artista particolare, singolare, perché lei è capace in qualche modo di essere regista e costruttrice di tutto questo insieme. Azione! We are ours. We are... Colloculi è un elemento vivo, è un'iride gigantesca di 4 metri che permette di essere guardata ma nello stesso tempo di guardare l'altro, di osservare. Grazie a un sistema di telecamere gesture recognition il fruitore entra infatti a far parte della scena, entra a far parte della vita degli altri. E così questo grandissimo occhio realizzato in alluminio riciclato, quale simbolo di salvaguardia dell'ambiente, perché sappiamo che l'alluminio è l'unico materiale che può essere riciclato un numero infinito di volte, diventa anche portavoce di un messaggio inclusivo. Ed infatti quest'occhio mette in scena storie di ragazzi, in particolare 4 ragazzi vittime di bullismo, alcolismo, discriminazione razziale e fisica dovuta alla cecità, che attraverso un percorso di autoconsapevolezza si mostrano agli altri, mostrano il loro dolore ma anche la loro capacità di riscatto. Ed ecco che alla fine si spogliano del peso della loro sofferenza per diventare la rappresentazione dell'iride, occhio come specchio dell'anima, un'anima che invade il loro corpo fino a farli diventare figure sublimi. Ed ecco che richiarano: We are art, noi siamo arte. E questo lavoro è stato anche la ragione per la quale ho creato un documentario che ho diretto, We Are Art Through the Eyes of Anna Laura. Film è bello. È stata un'esperienza fantastica e inaspettata. Ci ha aiutato a conoscere i lati nostri nascosti che non sapevamo. Beh, in questo progetto ho aperto totalmente il mio libro dalla mia nascita fino ad oggi. L'opera permette anche una fruizione da parte dei non vedenti, perché esiste un'audioguida in italiano e in inglese, e poi c'è un'applicazione che permette ai fruitori di diventare parte dell'opera anche da casa. Questo è un altro modo per far sentire tutti opere d'arte, perché noi siamo tutti opere d'arte. We are art. Pozzo di idee. Io e la banca che rappresento abbiamo sempre pensato di sponsorizzarla per il fatto che lei in tutto quello che fa si occupa di inclusione, di sostenibilità. My name is Stanley Isaacs and I am part of this wonderful documentary about the making of We Are Art Through the Eyes of Anna Laura, my sister, my best friend. I have worked with her on other movies and this was a joy. We did a wonderful job uplifting positive story about redemption
second chances, and the wonderful world of art, and that shows everybody is art. We are all art. What started with Anna Laura's idea over a year ago has come to fruition, not only as an incredible piece of artwork, but also a great movie, We Are Art, through the eyes of Anna Laura. Enjoy the movie.